Leonardo ha capito perfettamente che il suo infortunio è grave e che gli costerà sicuramente l'Europeo, mettendo fine al suo momento d'oro. Inizia a chiedersi ad alta voce: perché proprio a me? Perché proprio adesso? Il primo a corrigli incontro è il suo grande amico e compagno di squadra Brian Cristante, che lo vuole consolare e vuole sincerarsi delle sue condizioni. In un secondo momento, a consolarlo ci penserà negli spogliatoi Daniele De Rossi, con un passaggio continuo di birre, utili ad alleviare il suo dolore. Ciò che racconterà Spinazzola sul proseguo degli europei è un qualche cosa di magico. Una squadra così tanto unita che per prima cosa si preoccupava di lui e delle sue condizioni, e solo come seconda si occupava del match che sarebbe venuto dopo. Questo è stato il segreto della nostra vittoria. Lo spirito di gruppo e l'affetto di uomini divenuti fratelli e tenuti ancora più legati dall'infortunio di un caposaldo di questi sentimenti. Leonardo Spinazzola, per gli amici Leo, nasce a Foligno, un piccolo comune umbro di 55.000 abitanti, il 25 marzo 1993. Leo è il componente più piccolo della sua famiglia. Infatti, oltre ai genitori, ci sono anche le due sue sorelle maggiori, Elisabetta e Valentina, più grandi di lui rispettivamente di 11 e di 13 anni. Potrei stare qui a raccontarvi di un'infanzia difficile che lo ha fortificato e lo ha reso quello che è oggi. Invece no, non è così. Spinazzola cresce in un ambiente sereno e felice, sotto l'ala protettrice dei suoi genitori e delle due sorelle. I genitori, Lello e Miriam, erano famosi in tutto il vicinato per la loro indole cordiale e premurosa. Si dice che non abbiano mai ostacolato Leonardo nel cercare di realizzare il suo grande sogno di diventare calciatore, anzi, che lo abbiano sempre stimolato a dare il massimo per raggiungere le sue grandi aspirazioni. Quindi Spinazzola è cresciuto in un clima di pace e di serenità familiare. E soffermiamoci su questo aspetto perché è molto importante. Come poteva uscire fuori il ragazzo? Se oggi pensi a Spinazzola, pensi a una persona che ha il sorriso dipinto sul volto, una faccia pulita. E credetemi, io l'ho incontrato, è davvero così. È un calciatore famoso che non fa mai parlare di sé fuori dal campo se non per il suo talento, per gli infortuni, purtroppo, e per il sorrisone. Nel momento dell'acquisto da parte della Roma, alla domanda chi era Spinazzola da bambino, si è espresso così: ero calcio e ancora calcio. Dalla mattina alla sera giocavo con il pallone sotto casa. Abitavo a Foligno, in un quartiere dove c'era una pista di pattinaggio che noi bambini della zona usavamo come il nostro campo ufficiale. Si partiva alle 10, poi dopo il pranzo alle 16 tutti di nuovo giù per fare il torneo del pomeriggio, giusto una pausa per la cena e alle 22 ero ancora in strada per la partita finale per il nascondino. Dunque immaginiamocelo così il piccolo Spinazzola, che trascorre le sue intere giornate a dare quattro calci ad un pallone insieme soprattutto ai suoi amici di una vita, Marco, Dino e Luca. Il suo idolo era Ronaldo, il fenomeno. Spinazzola era uno di quei bambini che guardava il fenomeno in videocassetta. Riavvolgeva il nastro quando faceva un dribbling dei suoi, lo riguardava mille volte e poi scendeva di corsa in strada per provare ad imitarlo. Dunque, il piccolo Leo inizia a giocare a calcio all'età di 5 anni e sin da subito si distingue per le sue grandi doti tecniche calcistiche. A 7 anni, infatti, entra a giocare nella squadra del suo paese, il Virtus Foligno. Gioca avanzato e vuole segnare ad ogni costo, come ogni bambino. Lo stesso Spinazzola ha dichiarato che da piccolo giocava attaccante e che fino a 12 anni segnavo anche, poi ho smesso. Nel 2007, a 14 anni, entra nelle giovanili del Siena e ci rimane per 3 anni. Ai tempi era un piccolo giocatore molto forte ed ambito dagli scout, infatti giocava con i ragazzi più grandi. Riguardo a questo periodo, lo stesso Spinazzola ha raccontato come fosse difficile e complicato vivere da solo e lontano da casa per così tanto tempo e di come più di una volta fosse tentato nel tornare a casa. Infatti racconta: il primo anno a Siena, quando sono andato via di casa a 14 anni, era dura vivere da solo lontano da famiglia e da amici. Non solo questo, è che mi fece subito male alla caviglia e tra le altre cose dovevo fare un sacco di strada con le stampelle per andare e tornare da scuola. Poi, quando ho ripreso l'attività, dopo qualche settimana mi sono stirato. In quel momento ho chiamato casa e ho detto: venitemi a prendere, torno, non ce la faccio.
Mia madre in quel momento, assieme a mio padre, fu decisiva. Mi ha consigliato di stringere i denti e di continuare a provare. E aveva ragione. Da marzo in poi tutto andò molto meglio. Ve l'ho detto, la carriera di Spinazzola sarà tormentata da infortuni di ogni genere, ma ne parleremo più avanti. Il mister della primavera del Siena, Marco Baroni, lo fa giocare come quinto di centrocampo con la difesa 3 e gli dice che se avesse voluto fare strada nel mondo del calcio avrebbe dovuto giocare come terzino. Spinazzola allora aveva solo 16 anni e non è felice di essere arretrato di ruolo. Infatti insisterà per giocare più avanti e alcuni anni lo vedranno anche soddisfatto. Bisognerà aspettare il 2015 con il Perugia di Bisoli per farlo diventare un terzino a livello ufficiale e sarà un punto importantissimo per la sua carriera. Nel 2010 viene acquistato dalla Juventus, si fa 2 anni di giovanili e poi firma il suo primo contratto per essere ceduto in prestito all'Empoli nel 2012. Da qui in poi Leo vivrà un giro di prestiti quasi interminabile. Finisce il 2013 con il Lanciano, nella stagione successiva torna al Siena, poi un anno all'Atalanta dove totalizza solo 2 presenze, per poi essere girato al Vicenza fino alla fine della stagione. Nel 2015-2016 va al Perugia, anno dove diventa grande amico di Gianluca Mancini che ritroverà a Roma e dove avverrà la famosa consacrazione a terzino. Nelle 2 stagioni successive avviene il vero salto di qualità. Infatti Spinazzola gioca finalmente in Serie A, nell'Atalanta di Gasperini, che fa dei quinti a centrocampo una delle sue armi più formidabili. È proprio qui che Spinazzola diventa conosciuto a livello internazionale e sarà uno dei protagonisti per la prima storica qualificazione in Champions della Dea. Relativamente alla sua esperienza bergamasca si esprimerà così. All'Atalanta, con Gasperini, ho imparato a sostenere ritmi alti in campo. Lui ti fa lavorare in allenamento in maniera molto intensa, al punto che quando giochi la partita ti sembra quasi una passeggiata. Davvero, giochi le gare quasi come se fossero uno scarico, perché durante la settimana lavori in maniera impressionante. È proprio al termine di queste 2 incredibili stagioni che Spinazzola si procura il primo grave infortunio della sua carriera. Infatti si rompe il crociato del ginocchio, si deve operare e sarà fermo ai box per 5 mesi. Da quando a Roma sembrerebbe aver trovato un punto di svolta. Forse ha risolto gran parte di questi problemi e, incredibile a credersi, il merito è di un apparecchio dentale. Nel post partita di Bologna-Roma, infatti, nel dicembre 2020, gara finita 1-5 per noi, dirà di non aver mai iniziato così bene una stagione, anche a livello muscolare per intenderci, e che il merito era del suo dentista, grazie al quale gli era stato applicato un bite dentale utile a riequilibrare un'occlusione da cui dipendevano gran parte dei suoi infortuni muscolari passati. Non mi addentrerò nel tecnicismo di questa affermazione, ma basta sapere che, in effetti, quell'anno riuscirà a giocare con una continuità tale da consentirgli non solo di fare la stagione migliore della sua carriera, ma anche di ottenere la titolarità nell'Europeo che sarebbe arrivato da lì a poco. Ma torniamo alla nostra storia cronologica. Leonardo Spinazzola è appena rientrato dal suo infortunio al crociato, siamo nella stagione 2018-2019 e la Juve finalmente decide di trattenerlo. Più di una volta lo stesso Leonardo ha rimarcato quanto fosse importante questa stagione juventina per lui, di quanto avesse imparato, perché si è dovuto confrontare con dei fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo ed è stato allenato da un grande allenatore come Massimiliano Allegri. La realtà dei fatti però vuole che il 25enne umbro riuscirà a totalizzare solo 10 presenze. Il suo futuro non è alla Juve. Il 1 luglio del 2019 infatti viene ufficializzato lo scambio con il giovane terzino della Roma Luca Pellegrini. Il ragazzo romano è un 99 ed è considerato una grande promessa, ma la Roma mette sul piatto anche 7 milioni per aggiudicarsi le prestazioni di Spinazzola. La Roma crede fortemente in Leonardo. Ed è così che Spinazzola arriva nella capitale, ed è così che si esprimerà su Roma e sull'ambiente romano. Per me è sempre stata una grande società e una grande piazza, con grandi giocatori e squadre allestite per fare bene. Giocare all'Olimpico è poi sempre bellissimo, per lo stadio, per i tifosi e per il calore della gente. Questo è un passo importante della mia carriera e voglio onorarlo al meglio. E ci riuscirà. Il primo anno, comunque, non gioca tutte le partite da titolare. D'altronde, il suo ruolo è occupato da Alexander Kolarov, un mostro sacro, se vogliamo. È un terzino forte, che ha costruito le sue fortune a Roma, sponda Lazio, poi è andato a Manchester, sponda City, a vincere qualche Premier, e infine è tornato a Roma, ma nella sponda giusta, dove ha totalizzato 100 presenze e 17 gol in 3 anni. Non pochi per chi gioca in quel ruolo.
Ma Spinazzola lo sa bene che deve fare ancora un po' di gavetta. D'altronde, proprio come ha detto lui, non è che Conigol oramai abbia questo grandissimo feeling. Fatto sta che alla fine Leo giocherà in campionato per ben 18 volte e 7 in Europa League. Quando gioca, sgaloppa su quella fascia che è una meraviglia, dribbla, arriva sul fondo. Insomma, fa vedere le grandi qualità che lo contraddistinguono. Al termine della stagione realizza un gol e 3 assist. Abbiamo trovato un degno sostituto di Kolarov, inizia a pensare la piazza romana. Infatti, l'anno successivo, Leo entra nel mondo dei grandi del calcio. È senza dubbio la stagione migliore della sua carriera fino ad oggi. Realizza infatti 27 presenze in Serie A, 11 in Europa League e una in Coppa Italia. Fa anche 2 gol e 8 assist. Diventa bello vederlo giocare perché finalmente ha risolto gran parte delle sue noie fisiche. Gioca con continuità, assume piena consapevolezza dei suoi mezzi. Per questo motivo in campo tutti lo cercano e gli danno il pallone. E lui, ogni volta che riceve, parte in velocità, crea superiorità numerica, è sempre pericoloso. Insomma, una spina nel fianco costante di tutti gli avversari. A gennaio però la situazione sembra stia per cambiare di nuovo. La Roma decide di scambiarlo nel mercato di riparazione con l'ex giallorosso Matteo Politano. Per sua stessa ammissione, possiamo senza dubbio sostenere anche noi che questo è il momento della svolta ufficiale della carriera da professionista di Spinazzola. Addirittura nel suo libro Buongiorno Campioni, Spina dice che nelle 72 ore folli, comprese fra mercoledì 15 e venerdì 17 gennaio, lui stesso ha oltrepassato il limite di chi era e di chi non sarebbe più stato. Sembrava infatti tutto fatto. Uno scambio folle, a mio modo di vedere da tifoso romanista. Stiamo dando via uno dei nostri migliori giocatori, proprio ora che ha trovato la continuità e la sicurezza che tanto gli sono mancati in carriera. Poi per carità, nulla togliere a Politano, romano e romanista, che non vedeva l'ora di tornare a casa e giocare per la sua squadra del cuore. E le sue lacrime lo dimostreranno. Ebbene sì, avrete capito. Come tutti sappiamo, alla fine, all'improvviso se vogliamo, lo scambio è saltato. Spina è volato a Milano, ha eseguito le visite mediche di routine, ma lo staff dell'Inter decide di non ritenerlo idoneo per essere tesserato a causa dei suoi fantomatici problemi fisici. Ci risiamo. Le noie muscolari tornano a fare ombra nella sua carriera. Solo più avanti uscirà fuori che il reale motivo per cui l'affare è saltato è un dislivello di pochi centimetri nel bacino di Leonardo, cosa che rende impercettibilmente più lunga una gamba rispetto all'altra. Lo stesso Spinazzola ha raccontato di come ha passato gli attimi successivi in maniera veramente terribile, colto dal panico e da mille dubbi. Poi però a un certo punto ha deciso di fermarsi e di pensare o adesso reagisco o crollo emotivamente. E indovinate un po', ha reagito. Il 17 gennaio torna a Roma, svolge un allenamento notturno da solo a Trigoria, poi si mette la maglietta della Roma, si scatta un selfie e lo manda sulla chat della squadra. Piacere, mi chiamo Leonardo e sono un nuovo giocatore. Ci vediamo domani. Il resto della stagione, come raccontato in precedenza, è storia. Infatti Leonardo non solo è nella lista dei convocati degli azzurri per gli Euro 2020, che in realtà si giocano nel 2021 perché posticipati causa Covid, ma è anche un titolare inamovibile. Ed i suoi europei iniziarono nel migliore dei modi, per la squadra ma specialmente per lui. Nella partita d'esordio, infatti, quella in cui l'Italia ha disintegrato la compagine turca per 3-0, Leo viene nominato Man of the Match. È l'11 giugno. Nel suo libro, Spina racconta di come quel giorno allo stadio fosse presente tutta la sua famiglia, ma soprattutto suo figlio, Mattia, che finalmente ha un'età tale da poter comprendere l'importanza dell'evento. Infatti, Leo racconta di come ogni volta prima di ricevere il pallone, prima di scattare, prima di correre, pensasse «Cavolo, c'è mio figlio!» Pura passione paterna che ha rappresentato la benzina per tutto il suo match. Dunque, ottiene il riconoscimento di miglior giocatore in campo. La stessa cosa riaccade 15 giorni dopo negli ottavi di finale contro l'Austria.
Spinazzola sta vivendo decisamente il momento migliore della sua vita calcistica. Addirittura viene riconosciuto, insieme a Loïc Nego, come il calciatore più veloce degli europei, avendo toccato i 33,8 km orari. Un motorino, si può dire. Nel frattempo, l'Italia va avanti nella competizione, supera i gironi e agli ottavi sconfigge, non con poche difficoltà, l'Austria. Poi però succede l'impensabile. Quarti di finale, Italia-Belgio, 2 luglio 2021. Stiamo vincendo 2-1, minuto 76. Leonardo sta facendo una delle sue più classiche corse sulla fascia sinistra, supera la linea del centrocampo. Noi tutti lo stiamo ammirando ancora una volta, sembra una gazzella che scorrazza sui prati della savana, ma a un certo punto crolla a terra, urlando dal dolore. Si gira per vedere chi lo ha colpito alle spalle, ma dietro di lui ha lasciato il vuoto. D'altronde è il giocatore più veloce di tutti e nessuno è riuscito a tenere il suo passo. È proprio allora che capisce. Capisce che si è fatto male da solo. Capisce che la situazione è grave perché ha sentito un dolore lancinante e il suo tallone struscia per terra senza che lui lo voglia. Leonardo si è appena rotto il tendine d'Achille, cosa che scoprirà il giorno dopo con gli accertamenti di routine. Quel tendine che prende il nome da uno degli eroi più valorosi della mitologia greca, quell'eroe indistruttibile il cui unico punto debole era solo quel tallone. Sembra un segno del destino. Quell'anno Spina si sentiva invincibile per davvero. Per restare in tema, era l'anno di ascesa nell'Olimpo del calcio. Ed è proprio per questo che le immagini che verranno dopo sono un colpo al cuore per i suoi sostenitori, per i suoi cari, per chi lo tifa, per chi gli vuole bene, ma soprattutto per lui. Negli istanti successivi Spinazzola è disperato, piange a dirotto, si mette le mani sul viso, incredulo e devastato nell'animo. Gli europei finiscono l'11 luglio 2021. L'Italia espugna a Wembley, la cattedrale del calcio, sconfiggendo la corazzata inglese, a casa loro. Spinazzola sta seguendo i rigori vicino al suo grande amico Rafa Toloi. Quando Donnarumma para l'ultimo rigore a Saka, tutti i giocatori impazziscono e iniziano a correre verso il portiere azzurro, compreso Toloi. Tutti tranne uno, tranne Spinazzola, che per sua stessa ammissione aveva perso il conto dei rigori e non sapeva di aver appena vinto l'europeo. D'altra parte, Leo aveva le stampelle e un tendine d'Achille rotto e appena operato, quindi forse è meglio così. Quando realizza in un secondo momento, scoppia in lacrime. Le lacrime di chi probabilmente ha sofferto più di tutti, ma ce l'ha fatta comunque. Spinazzola è campione di Euro 2020. Un'immagine che mi resterà impressa sempre con piacere sarà quella che lo ritrae coricato sulla schiena di Daniele De Rossi, che subito dopo la vittoria gli avrebbe intimato di buttare le stampelle e di festeggiare insieme a lui. Storia di un leader da spogliatoio, un'altra storia dopo tutto. Tornato a Roma dopo gli europei, Spinazzola inizia il suo percorso di riabilitazione. Sarà un percorso lungo. Nella capitale nel frattempo è arrivato Mourinho, lo special one, che gli garantisce che lo aspetterà fino alla fine e che nessuno vuole accelerare i suoi tempi di recupero. Quindi Leonardo viene lasciato libero e sereno per recuperare nella maniera migliore possibile. E lo fa. Forse in un tempo più lungo di quanto ci si sarebbe aspettato, ma lo fa. È il 9 maggio 2022. Sono passati esattamente 310 giorni da quel maledetto 2 luglio. Quasi un anno. La Roma sta giocando una partita dannata al Franchi contro la Fiorentina. In pratica i giochi sono fatti. 2-0 per i Viola e mancano solo 5 minuti di recupero alla fine. Al 90° minuto il pubblico del Franchi inizia a rumoreggiare. Sul momento mi chiedo perché. Si accende il tabellone del quarto uomo e capisco. Entra il numero 37, esce il numero 2. È finito il calvario. Spinazzola è tornato a calcare il campo in una gara ufficiale di Serie A. Anche i tifosi fiorentini lo applaudono. D'altronde Spinazzola è buono. Spinazzola è forte. Spinazzola è entrato nel cuore di tutti gli italiani. E solamente 5 giorni dopo, sabato 14 maggio, tornerà a comparire titolare nella formazione giallorossa, all'Olimpico, davanti a uno stadio tutto esaurito con 65.000 tifosi. E ve lo lascio immaginare, nel momento esatto in cui lo speaker nomina all'interno degli 11 Leonardo Spinazzola, parte uno scroscio di applausi incessante. Tutti noi abbiamo un brivido, ti abbiamo aspettato tanto e non vediamo l'ora di vederti rigiocare con continuità, correre, dribblare e perché no, sorridere su quella fascia, la fascia sinistra. La tua fascia.
Ciao a tutti ragazzi, Ciao ragazzi. io sono Riccardo e qui a fianco a me c'è Fabio, siamo gli admin di Grido Forza Roma, speriamo abbiate gradito il video, se appunto vi è piaciuto probabilmente continueremo con questo tipo di video, continuate a supportarci sulla pagina, vi lasciamo il link in descrizione e anche il link del nostro blog gestito dai nostri redattori Leonardo e Giorgio dove pubblicano approfondimenti sulla Roma. E niente, lasciate un like, condividete il video e continuate a supportarci sempre. Grazie, sia della nostra forza.